Padre, Figlio, Spirito Santo. Care sorelle e cari fratelli, come parla il Papa Francesco, passo a fare questo nuovo video perché mi è venuto in mente: esiste un male supremo? Esiste un bene supremo? Questi sono i dubbi che rodono l'anima dei credenti, dei fedeli. Perché se esiste un male supremo che contrasta il bene, vuol dire che Dio non è onnipotente, onnisciente e tutto il resto. Vuol dire che c'è un potere a lui uguale ma contrario che gli si oppone. Allora non è il suo potere illimitato, il suo amore illimitato. Vuol dire che è limitato. Come enunciano i manichei, i manicheisti e gli gnostici, che ci sono due divinità, due poteri assoluti, quella del demiurgo e quella di Dio, lo spirito e la materia in eterna contrapposizione. Ma se invece Dio è più forte del maligno, allora perché permette al maligno di operare nel mondo? Perché permette al maligno di rendere corruttibile la materia e di rendere vulnerabili le anime delle persone? Allora vuol dire che o Dio, anche se onnipotente, non può proteggere la sua creazione, e allora lo stesso non è onnipotente, non è onnipresente, non è onnisapiente, perché non può impedire l'attuazione del male in questo mondo. Oppure Dio vuole che il male attui in questo mondo, e allora è maligno. Allora si passa a un monismo, non c'è più separazione tra bene e male, ma sono i due lati della stessa medaglia. In pratica, quando agisce il demonio, starebbe agendo per conto di Dio, se non addirittura il demonio sarebbe l'altra faccia di Dio, come dicono alcuni eretici, alcuni gnostici, alcuni manichei, che così risolvono il problema di come il maligno sia disceso in questo mondo o attui in questo mondo senza essere impedito da Dio. Infatti Satana sarebbe stato confinato nell'inferno o Lucifero, ma come può operare dall'inferno in questo mondo? Dicono attraverso la coscienza e le anime delle persone, ma in pratica opera. E allora, se riesce a operare in questo mondo, tanto confinato nell'inferno non sta. E che sta a fare il Dio? Sta a guardare, grazia sua, o interviene? Se interviene, non interviene a sufficienza, perché tanto per iniziare siamo mortali, ci ammaliamo, ci facciamo guerra. Oppure non interviene e sta a osservare. E allora, se sta a osservare, non fa nulla, è perché o non può fare qualcosa, e allora non è onnisciente, non è saggio, non è tutto, cioè non ha il pieno potere su tutto, oppure evidentemente vuole che le cose vadino così. Perché per esempio ha fatto cadere in tentazione Adamo ed Eva. Se lui sapeva che lui è onnisciente, ha creato Adamo ed Eva a sua immagine e somiglianza, e poi gli ha detto: mangia di tutti i frutti, le verdure, quello che vuoi, ma non di questa pianta questo frutto. Lui sapeva che sarebbero caduti in tentazione, tra l'altro perché li ha fatti a propria immagine e somiglianza. Allora significa che anche lui cade in tentazioni, perché se la tentazione non starebbe fra le virtù di Dio, Adamo ed Eva, che sono stati creati a sua immagine e somiglianza, non si sarebbero fatti prendere dalla tentazione. E invece si sono fatti prendere dalla tentazione perché sono a immagine e somiglianza di Dio. Allora Dio o non ha potuto impedirgli di obbedire a lui, perché come lui possono cadere in tentazione Adamo ed Eva, oppure evidentemente sapeva che sarebbero caduti in tentazione e li ha provocati per farli cadere in tentazione.
Ma allora significa che già dall'inizio sapeva che li doveva scacciare, li voleva scacciare dal paradiso extraterrestre e se ne ha liberato con il pretesto del frutto proibito. Perché già dall'inizio lui sapeva che sarebbero caduti in tentazione. Com'è la cosa? Sarebbero caduti in tentazione comunque un ragnetto? Oppure Dio sapeva che sarebbero caduti in tentazione? Se lo sapeva, lo ha fatto apposta. Se non lo sapeva, vuol dire che non è onnisciente. Tu crei Adamo ed Eva e non sai come si comporteranno. Allora non sei un Dio, sei un creatore qualunque. Ma secondo la Bibbia, lui è onnisciente. Quindi lo sapeva già dall'inizio che li faceva cadere in tentazione dicendogli il contrario, di non mangiare. Avrebbe dovuto applicare la psicologia inversa e dirgli ad Adamo ed Eva: mangiate i frutti di quell'albero, e non ne avrebbero mangiati. Perché poi, fra l'altro, in mezzo al paradiso metti una pianta e gli dici: non mangiare di questa pianta, ma di tutto il paradiso extraterrestre, mangia quello che vuoi a sazietà, ma di questa giusto no? Ed è lì che iniziano a mangiare, capito? Non vanno a mangiare le ultime piante, perché inizi dal centro del paradiso, come i vermi che mangiano la mela iniziano dal cuore della mela, non dalla superficie. E loro hanno iniziato dalla pianta che avevano più vicino, quella nel centro del paradiso, giusto perché gli ha detto: di questa no, di tutte le altre sì, cammina un po' 15-20 chilometri e mangia tutti i frutti che vuoi. Ma di questa no, e hanno iniziato da quella che avevano più vicino e più evidente. Allora, secondo voi, questo è un altro video che faccio per ascoltare la vostra opinione riguardo temi ecclesiastici. Il male e il bene si equivalgono, oppure il bene è un potere incontrastato dal male? Perché veramente, perché succedono tante cose brutte nel mondo? Perché il Dio con il suo potere infinito non può evitare che il male agisca nel mondo? Perché se è così o non può, e allora in realtà questo avalla la teoria dei due poteri, dei due estremi poteri, del male assoluto da una parte e del bene assoluto da un'altra, che si equilibrano costantemente, della materia corrotta e dello spirito eccelso dall'altra parte. Oppure Dio non vuole operare nel mondo per contrastare in maniera assoluta il male, e allora il male opera per grazia e opera di Dio che lo fa attuare. Tutte e due le soluzioni mi sembrano cattive, ma è un dubbio che molti religiosi hanno: come opera il male nel mondo? Perché opera? Cosa non gli impedisce di attuare al male nel mondo? Ecco, volevo fare questo breve approfondimento, questa pillola, visto che mi rimaneva del tempo a disposizione, perché poi lo devo editare. E allora vi ringrazio a tutte e tutti voi. Ciao, un forte abbraccio. Adesso ne farò poche di dirette per non consumare il cellulare che ho dal ottobre-novembre 2015. Già è vecchiotto. Invece questo Nokia Ascia 302, che gli ho regalato a mia madre nel dicembre 2013, ancora tira avanti bene. Le cose semplici a volte durano di più, non i tablet, non vi fidate dei tablet semplici, ma questo cellulare per filmare e fare foto, non lo utilizzo per altro, è ottimo, e la batteria per il momento sembra resistente, anche perché lo uso poco o nulla. Allora, passo a editare il video. Mi raccomando, mamma mia, il cane si è messo a abbaiare. Fatemi sapere, commentate questo video e condividetelo, mi raccomando. Condividetelo affinché anche altri possano commentare questo video. E se voi volete una continuazione a questo tema, mi raccomando, fategli aumentare le views il più possibile. Grazie di tutto, arrivederci. E quindi questo tema manicheo, dualista, gnostico, cataro, del bene e del male che si contrappongono. Per i catari il bene vinceva sul male, per gli gnostici e manichei no, si equivalevano in eterno.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, ergo te absolvo.